all'interno del Ippocrate, cioè all'interno Spingo a contatto degli set, poi parte sul server con Spingo che lungo la corda ha un vantaggio nei confronti di Ippocrate, si tratta di visione per degli set in quarta largo e il parco su tramite Scio e sul river con Vittorio Ercolano su Fitor. Si vanno a affrontare la prima pingata con Spingo che mantiene la posizione dall'inverno nei confronti di Ippocrates, la posizione per 17, in quarta Ippocrates, situazione favorita 3-22. Punto lungo lo scaccato e lì si arriva con allargo Fitor, quindi torna ancora Ercolanus. Il gruppo allungato a 900 dalla conclusione, con Spingo sempre pressato all'esterno da Ippocrates, terza corsia per il parco, seconda corda degli set, quindi Ulisse River, risalita esterna per Ercolanus che all'interno toce, in cui la Fitor si va ad affrontare la pegata conclusiva con Spingo che mantiene un mezzo di vantaggio nei confronti di Ippocrates, seconda corda degli set con allargo il parco. Sono il primo quarto quando si entra in rete d'arrivo con Ippocrates che va subito all'attacco di Spingo, passando in vantaggio Ippocrates deve guardarsi dalla rincorsa interna di 17 da quella esterna di Parco, secondo 17 il Parco si trova nell'attacco di Ippocrates, Ippocrates che si mantiene in vantaggio nei confronti di Parco su 17, poi prova una rincorsa anche di Spingo con Ippocrates che finalmente si mantiene in vantaggio nei confronti di Parco, Ippocrates che vince, Parco è secondo per il terzo solo vicino di inserire all'esterno, 17 all'interno, ma vedere il replay per dividere due, messo in video per il successo, che va a Ippocrates numero 4 dello schieramento, mentre il secondo facile, il parco si per il terzo, Ulisse River 4-5-9, sono numeri ufficiosi per quanto riguarda questo terzo di Messico, vince Ippocrates con Anna Lupinacci in sella, corrode di Francesco Turri, Marco Gasparini, un allenatore 5-0-8, la quota totalizzatore.